Questa mostra al Maxi, dedicata al progetto per le Barone di San Giuliano di Ludovico Quaroni, è importante per almeno tre motivi. Uno, perché conferma la volontà del museo di guardare non solo al futuro, al XXI secolo, come è la sua missione, ma anche al XX e soprattutto quei progetti, quei personaggi del XX secolo che lavoravano a preparare il nostro futuro, quindi a fare progetti, a elaborare idee, a fare proposte, di cui ancora oggi sentiamo la presenza e l'importanza. Il secondo motivo è perché questa mostra è dedicata a Ludovico Quaroni, una delle persone che più ha influito sulla storia dell'architettura in Italia, ma in particolare a Roma, e soprattutto ha allevato, cresciuto, dato forma alle ultime generazioni di architetti, che sono poi proprio quelli che in questo museo devono in qualche modo riconoscersi, lavorarci insieme, considerarlo uno strumento attivo ed operativo della loro ricerca e della loro crescita culturale. Quaroni è stato architetto, urbanista, docente, ricercatore, saggista e in tutti questi modi ha dato un contributo importante anche al riconoscimento e alla descrizione di questa città. L'ultimo punto che vale la pena sottolineare adesso è l'importanza incredibile che ha avuto questo progetto per le Barone di San Giuliano nella storia dell'architettura italiana. Su quel muro vediamo un disegno, basta un disegno solo, un disegno che è una serie di grandi cerchi che si affacciano creando delle grandi piazze verso Venezia, costruendo un disegno urbano. Alla fine degli anni 50, con questo progetto di Quaroni, si aprono un'infinità di cose, si apre uno sguardo dell'architettura italiana verso un pensiero utopico nei confronti della città, cioè disegnare grandi città come se fossero grandi scenari del futuro. Si aprono riferimenti precisi, perché per esempio basta prendere la sezione a sinistra, a raggiera di quel progetto, e guardare una pianta di Roma nella zona del Casilino e ritroveremo quel disegno esatto, ritroveremo quelle piante a cerchi in molti quartieri delle città italiane. Insomma, è un'opera mondo che non solo ha influito nella storia di Quaroni e degli architetti che gli stavano più vicini, ma che costituisce un punto di svolta essenziale nella storia del pensiero italiano intorno all'architettura e intorno alla città. Quindi, insomma, un ottimo modo, secondo noi, di celebrare il centenario della nascita di questo maestro dell'architettura italiana, ma anche un ottimo modo per tenere il Maxi ancorato ad un incrocio di vicende tutte molto molto importanti.